corso di formazione agente di commercio. Il corso è riconosciuto dalla Regione Siciliana ed è finalizzato al conseguimento della qualifica di agente rappresentante di commercio per l'iscrizione alla Camera di Commercio al fine di esercitare la relativa attività professionale. Corso SAB ex REC somministrazione alimenti e bevande. La frequenza al corso riconosciuto dalla Regione Sicilia e il superamento dell'esame finale permettono di conseguire l'attestato di qualifica per esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché l'attività commercio di prodotti alimentari. Corso di formazione agente immobiliare. La frequenza al corso, riconosciuto dalla Regione Siciliana, è finalizzata al conseguimento delle competenze utili per sostenere l'esame di agente di affari in mediazione immobiliare presso la Camera di Commercio. Corso di formazione come avviare un'attività ricettiva extra alberghiera in Sicilia, B&B, affittacamere, case vacanze, albergo diffuso, locazione turistica. Trovati amici, consueto appuntamento con l'Indice. Poi uno dice: com'è possibile che le cose non vanno come dovrebbero andare dalle nostre parti? Voi sapete che la Sicilia faceva parte di quegli obiettivi 1 per i quali sono stati investiti, dati tantissimi soldi della Comunità Europea. È vero, noi ne diamo tanti soldi all'Europa, ma in verità ne prendiamo di più di quanto ne diamo, questo dobbiamo essere onesti, poi Salvini può dire quello che vuole, ma la realtà è questa. Però sappiamo tutti che in Sicilia siamo bravissimi a non sapere utilizzare questi fondi, tornandoli indietro, facendoli spendere poi in altri paesi, dove addirittura per sfuttirne, come si dice, ci scrivono: grazie ai soldi che non ha preso la Sicilia, noi abbiamo realizzato questo progetto. E io l'ho viste queste cose davvero in Irlanda, non pensate che sto dicendo una stupidaggine. Allora, c'è una segnalazione da parte del Movimento 5 Stelle che dice che alcune misure del PSR servono in verità a scoraggiare le imprese. Che cosa è accaduto? Si sono resi conto che nella famosa misura 6.2 riguardante gli aiuti sull'avviamento delle attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali. Allora, io su questo devo dire che spesso sono rimasto dubbioso, perché sono nate moltissime iniziative che poi si perdono nel nulla. Però se ci sono i fondi, perché non devi fargliela avere? Allora, sapete cosa è successo? Che sono stati, dunque, i soldi erano tanti da poter finanziare 1000 progetti. Ne sono stati presentati 482 domande e la Regione ne ha messi solo 162, quindi appena, cioè meno, proprio un terzo esatto. Che succede? Il bando prevedeva un aiuto forfettario di 20.000 euro, quindi ecco perché si arrivava a un bel po' di milioncini. Nelle graduatorie provvisorie sono stati indicati una serie di motivi di non ricevibilità che avevano come denominatore comune una serie di motivi tipo per esempio l'assenza del contratto di comodato affitto già stipulato alla presentazione della domanda. Ma questa è chiaro che è una cosa che si fa dopo. Se prendo il contributo facciamo il contratto di comodato affitto, se non lo prendo non vado avanti. Insomma, il tentativo di migliorare il rapporto che c'è fra l'utente e l'Europa e la Regione, non per risparmiare, questa è la cosa, ma per spendere meglio. E a proposito di risparmiare e spendere meglio, dobbiamo fare i complimenti al sindaco di Ragusa. Voi sapete, io non sono molto espansivo, soprattutto negli ultimi 5 anni è stata una battaglia con il sindaco Piccitto,
che al contrario non aveva mai recepito alcune, credo fossero essenziali necessità, no? Proprio che servivano a migliorare l'intera macchina amministrativa. Ma siccome il sindaco Piccitto godeva delle royalties, quindi un bel po' di soldi, e vi dico che si è parlato di una ventina di milioni di euro all'anno, quindi 80 milioni in 5 anni, quindi è chiaro che insomma, più o meno 80 milioni, ora i conti li sa solo Piccitto, ora è chiaro che il nuovo sindaco dice dobbiamo guardare bene le cose. E la novità è questa, non per risparmiare, ma per spendere meglio i soldi. Avevamo sempre detto che non riuscivamo a capire perché a Modica, che è una città grande come Ragusa, gli stessi consiglieri comunali, eccetera, eccetera, a Modica ci fossero meno dirigenti del comune di Ragusa e ci fossero quindi meno spese. È vero che il comune di Modica ha le sue problematiche dal punto di vista economico, ma è anche vero che si tratta di scelte coraggiose. Ora arriva la notizia che il sindaco ha deciso di abbassare, di restringere, di restringere il numero, cioè accorpare molti dei settori, e quindi accorpando i settori automaticamente si accorpano anche i dirigenti, quindi meno cura dimagrante per la struttura comunale. Cassia annuncia l'accorpamento di settori, quindi meno settori, meno dirigenti generali, che al comune di Ragusa, vuoi o non vuoi, sfiorano il 100.000 euro l'anno, anche di più in molte occasioni. Allora, se tu invece di 12 ne hai solamente 7, 5 si levano e 5 su 500.000 euro che vanno risparmiati. Come si fa? Lo abbiamo chiesto al sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Vediamo. Allora, sindaco, ieri in Consiglio Comunale è stata annunciata questa decisione della Giunta di procedere all'accorpamento dei settori del comune, da 12 passeranno a 7. È un segnale forte. Ma indubbiamente è un segnale forte, ho condiviso con gli altri componenti della Giunta e da un po' che ne parliamo, vogliamo lanciare veramente un messaggio importante alla città. Il messaggio è quello che noi puntiamo a razionalizzare le risorse dell'amministrazione comunale, e quando dico razionalizzare significa non risparmiare, perché noi non vogliamo risparmiare risorse, ma vogliamo spenderle meglio. Noi riteniamo che il numero di dirigenti presenti nel comune di Ragusa era eccessivo, non voglio togliere nulla a chi ha svolto questo incarico, però pensiamo di poter migliorare l'efficienza dell'amministrazione, magari riconoscendo incarichi di responsabilità anche a persone che magari in questo momento lavorano già al comune di Ragusa e hanno meno responsabilità riconosciuto, o a persone che magari pensiamo di assumere ex novo. Quindi riteniamo veramente che sia un gesto molto forte, molto significativo. Spero che la città percepisca che la nostra intenzione è veramente quella di arrivare ad una razionalizzazione delle risorse. Le risorse non sono tante, sono poche, vogliamo veramente spendere meglio quello che abbiamo. D'altra parte, se è previsto dalla legge la presenza solo di un sindaco e 5 assessori, quindi 5 assessori e il sindaco in 6, dobbiamo occuparci di tutto quello che riguarda la pubblica amministrazione, non comprendo perché il numero dei dirigenti debba essere superiore al numero appunto degli assessori del sindaco. Quindi un po' è stata questa l'idea, faremo degli accorpamenti mirati, chiaramente abbiamo previsto di mantenere 2 settori tecnici e 5 amministrativi, all'interno di questi settori poi valuteremo come suddividere i vari servizi. Complimenti dunque al sindaco di Ragusa, non come persona, dice, ma al sindaco che ha avuto il coraggio di intervenire su questa realtà ragusana, che dice, ma siccome i soldi c'erano, che problema c'è? Noi abbiamo sempre scherzato su questo, quando poi si parla delle pensioni d'oro, dice non interverremo sulle pensioni che sono inferiori ai 5.000 euro, grazie a Dio i 5.000 euro, ma chi prende più
di 5.000 euro al mese di pensione, sono quelli alti funzionari, dirigenti di comuni, province e compagnia bella che hanno goduto negli ultimi anni di stipendi faraonici, che siccome non glieli dava l'azienda privata, ma glieli dava Pantalone, cosa volevi che interessasse? Dico a Piccitto per dire un nome, ma poi può essere a, che so, a Calabrese o a Cosentini, che è quello di non so quale città. Cosa poteva interessare che quel dirigente andava a pigliare 150.000 euro l'anno? E mica erano soldi personali del comune. Poi basta che il funzionario o il dirigente lavora bene, questa era una forma di ricatto amministrativo che purtroppo non è bello, perché tu ti preoccupi, amministratore, del dirigente che magari non ti dà una mano se gli riduci lo stipendio, e quindi questo è un ricatto, va bene. Allora, in questo modo si vanno a risparmiare 500.000 euro, almeno dice Cassì, serviranno anche per fare nuove assunzioni, per trovare nuove professionalità, perché no? E questo sarebbe un'ottima cosa. Quindi parte questa idea di cambiamento all'interno del comune di Ragusa, e non il sindaco che subisce la forza, che vi devo dire prorompente, del gruppo dei dirigenti, perché se 12 dirigenti si mettono tutti insieme al sindaco lo stritolano. Lì ci vuole un sindaco con le orecchie grosse. Ecco, queste io dico orecchie per non dire... Benissimo, e a proposito di orecchie grosse, allora noi ci lamentiamo sempre del turismo, ora cosa accade? Ci sono voci contrastanti, vai a parlare a livello regionale e ti dicono abbiamo un aumento, certo l'aumento, se voi andate a vedere che per esempio Palermo è cresciuto del 20%, perché? Perché la città capitale italiana della cultura ha richiamato, guardate, io quest'estate sono andato a Matera, sono stato un paio di giorni a Matera, Matera è la capitale europea della cultura per il 2019, ma guardate che i riscontri dal punto di vista turistico sono enormi, cioè Matera fino a 5 anni fa, 6 anni fa, credetemi, era la città dei sassi, i sassi erano fatti per i poveracci, no? Poi li hanno tolti perché negli anni 50-60 fu considerata una vergogna che vivessero persone nei sassi, e da allora la città negli ultimi 2-3 anni con la storia di capitale europea della cultura è cresciuta in modo impressionante, vi posso dire che è una gran bella città che è saputa diciamo gestire dal punto di vista turistico. Che cosa accade da noi? Da noi accade, ecco, che magari cresce qualche città, ma la Sicilia non è tutta Palermo. A Ragusa c'è un calo. Se in alcune realtà turistiche, per esempio, qualche B&B dice ah che bello, stiamo andando bene, ma i B&B sono 3 camere, 2 camere, e poi non producono la ricchezza che può produrre un albergo che ha 20-30 dipendenti. Allora, chi è che muove tutto questo? In teoria sarebbero le agenzie di viaggi, i tour operator. Allora, c'è una protesta di Assoviaggi e di Fiavet che scrivono tutte e due al ministro Centinaio chiedendo urgentemente un tavolo con le regioni per il recepimento di alcune direttive europee e quindi un piano contro l'abusivismo. Io sapete che noi abbiamo nella nostra organizzazione un'agenzia di viaggi e vi posso assicurare che i tempi sono durissimi, come si dice, ira non guaglia, no? Aiatta caccia lì, nel senso che c'è internet, si lavora molto direttamente con le strutture, uno va su Booking e trova il B&B che ha 2 camere e comunque se la cavicchia, ma le agenzie che hanno i dipendenti, che hanno l'organizzazione, come devono fare e qual è uno dei grandi problemi? Intanto sono le direttive europee che obbligano le agenzie, e questo è bello, a pagare, avere assicurazioni, a garantire i viaggi, però al contempo non c'è una garanzia per esempio contro l'abusivismo. Oggi, e voi lo sapete,
a organizzare, ma qui fuori sono, che vi posso dire, i Parrini, senza offesa, le signore Giovanna, Nella, Francesca, che sono da tutte le parti, che se ne vanno in giro e si portano i gruppi, le parrocchie, tutte queste cose qua che organizzano viaggi con i loro amici non associati, senza la garanzia della professionalità di un'agenzia. Voglio dire, se tu costruisci una cosa qualunque, ci vuole il geometra o l'ingegnere, perché per fare un viaggio soltanto perché un giorno sei stato a Londra, sei diventato esperto di viaggi, non vai dall'esperto? Sì, guadagna qualcosa, ma è questa la filiera. Ecco perché il comparto dice a Assoviaggi, tanto deve essere certamente semplificato, ma poi c'è il problema dell'abusivismo. Bisogna intervenire, perché questo, l'abusivismo del comparto mette in grandissima difficoltà le agenzie di viaggi. Chi deve intervenire per l'abusivismo? Ma è chiaro che lo potrebbero fare automaticamente le forze locali. Mettete per esempio la Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza avrebbe, senza alcun problema, la possibilità di salire, fermiamo le immagini così, di salire sopra un pullman che parte, per esempio si va dove partono i pullman, che vi posso dire, Palazzama, a Modica, a Baricentro, cos'è? Sale un poliziotto della GDF, un agente della GDF, e dice: chi l'ha organizzato questo viaggio? No, c'è la signora, ah brava, e dove sono le fatture, dove sono le cose? E sarebbe facile bloccare l'abusivismo, multare questi organizzatori con cifre altissime, così gli passa la voglia, perché non è giusto che le agenzie paghino assicurazioni, fideiussioni, garanzie, direttore tecnico, tutte queste cose qua. Poi arriva la signora Francesca, Della, Giovanna, compagnia bella, che si porta 50 persone, busca 50 euro l'uno, 1.500 euro, se le mette dalla sacchetta, senza neanche dire ne hai e ne vai. La Guardia di Finanza. Noi speriamo che il nuovo comandante della Guardia di Finanza recepisca anche questa istanza. E presto, perché oggi, come vedete da queste immagini, dalle immagini conseguenti, c'è stato il passaggio di consegna fra il colonnello uscente e il nuovo arrivato, che si chiama Salerno, il colonnello Salerno, che da oggi praticamente prende il posto di Scolombrino, che è andato via, e anche domenica scorsa aveva fatto un piccolo, un rinfresco, salutando tutte le autorità che gli sono state al fianco in questi 2 anni. Ha detto il colonnello uscente che si tratta di quella di Ragusa è stata un'esperienza eccellente, come capita in moltissime occasioni. Chi viene a Ragusa magari ha un attimo di dice: ma dove mi hanno mandato? Poi dopo che sta a Ragusa se ne vanno tutti con il pianto nel cuore, perché effettivamente non si sta male e tu si trova sempre un'ottima organizzazione e gente buona e disponibile. Allora, questa è alcune fasi della cerimonia che si è svolta questa mattina sul terrazzo di Piazza Libertà, là dove c'è anche il balcone, quello là, vabbè, sul terrazzo di Piazza Libertà, dove devo dire anche i poveri militari, poi a un certo punto gli è arrivato il sole e stavano davvero soccombendo, perché col sole sulla testa, e oggi faceva caldo. C'è stata questa cerimonia, c'è stato anche il generale comandante dell'area della Guardia di Finanza, e quindi è stata una cerimonia molto molto interessante. Allora, la nostra Teresa Guarnuccio ha effettuato, come di prassi, le interviste al nuovo arrivato e al colonnello uscente. Vediamo.
Colonnello Solombrino, lei alla fine della sua esperienza qui come comando provinciale della Guardia di Finanza, quindi c'è questo cambio di testimone, questo passaggio di testimone, un'esperienza ricca, veramente straordinaria qui a Ragusa, lei andrà a Roma. Allora vogliamo fare così velocemente un excursus di questi tre anni, dal 21 luglio 2015 al settembre 2018? Sono stati tre anni, come ho definito in altre occasioni, magnifici ma complicati. È stata un'esperienza che porterò via ricca di emozioni, di sensazioni positive. Certo, è un lavoro impegnativo, è un incarico di prestigio che io ringrazio il Comando Generale per avermelo affidato e credo di aver svolto al massimo delle mie possibilità, con impegno, con rigore, risolutezza e trasparenza. Sono tante le operazioni, le attività che abbiamo svolto in questi tre anni e credo quindi di lasciare un comando, quindi una macchina che funziona, che cammina, sulla quale il collega che da oggi assumerà il comando al termine di questa cerimonia breve ma significativa, la facilità insomma di mettersi subito in moto, anche perché sono riuscito a intrattenere, grazie anche alla particolare accoglienza di tutte le istituzioni, anche della gente comune nei miei riguardi, e quindi si è creato un rapporto che non è soltanto fattivo e collaborativo da un punto di vista lavorativo e istituzionale, ma anche da un punto di vista amicale. Quindi vado via con la convinzione di aver fatto, e spero bene, di essere stato apprezzato per quello che ho fatto, di essere stato un buon comandante per i miei uomini, di aver rappresentato per loro un esempio di stile e di professionalità. Lascio una provincia che tutto sommato posso definire sana rispetto a un contesto più ampio, se parliamo sia a livello regionale che a livello nazionale. Certamente le cose da fare ce ne sono tante, ma quelle che abbiamo fatto sono sicuramente importanti e credo siano state apprezzate nell'arco di questi tre anni. È una provincia che ha delle eccellenze da tutti i punti di vista, imprese che veramente lavorano sodo e si sono fatte apprezzare e riconoscere a livello nazionale e internazionale. Quindi la nostra opera è stata quella di salvaguardare le imprese sane, di tutelare i cittadini onesti che pagano le tasse, a dispetto invece di coloro che tutti i giorni cercano in qualche modo di aggirare le leggi e di arricchirsi illecitamente. L'azione Guardia di Finanza è tesa in questo senso, con impegno, con rigore, ma anche di essere vicino al cittadino, perché la Guardia di Finanza non deve essere temuta per chi svolge la propria attività onestamente, ma deve essere temuta e molto temuta invece da chi invece perpetra illeciti di ogni genere. Colonnello Giorgio Salerno, lei prende il posto del colonnello Solombrino qui alla Guardia di Finanza, a livello provinciale ovviamente. Allora trova sicuramente un ambiente attivo, dinamico, sempre proiettato nel presente ma anche nel futuro, e questa è la squadra che lei che insomma troverà per quanto riguarda proprio il lascito, ecco, l'eredità di Solombrino. E lei proviene da? Io nell'ultimo incarico ero capo ufficio operazioni al Comando Regionale del Lazio e sono di origini napoletane. Devo dire che in questi pochi giorni che ho passato a Ragusa ho avuto un'ottima impressione della città, della cittadinanza, e quindi come mi avevano anche già detto, sicuramente la Ragusa è una delle province più interessanti sotto vari aspetti, sia economico, della culturale e anche della capacità di sfruttare quelle che sono le bellezze turistiche per attrarre visitatori, quindi sicuramente una impressione positiva della provincia e della realtà locale. Ha visto, insomma, ha toccato con mano, ha potuto prendere atto delle operazioni brillanti che la Guardia di Finanza di Ragusa, della provincia di Ragusa, ha portato a termine? Sicuramente quella, mi diceva prima, questa è un'eredità pesante, perché comunque la Guardia di Finanza fino adesso è riuscita a farsi valere e a far capire qual è il valore del nostro operato, quindi sicuramente ho avuto modo di apprezzare quello che è il lavoro fino adesso svolto e il mio impegno
sarà quello di cercare di fare sempre meglio. Chi viene dopo ha la, purtroppo la sfortuna di doversi confrontare con chi c'è stato prima, in questo caso sicuramente un lavoro egregio che cercherò comunque in ogni caso di eguagliare con sforzo di sicuramente di in continuità con la linea, sì, la linea guida sì. del colonnello Solombrino. Assolutamente allora, sì. Buon lavoro. Grazie. E benvenuto. Grazie mille. Grazie. Benissimo, quindi auguri a chi arriva e auguri anche a chi va via, che siamo certi ha svolto un ottimo lavoro a Ragusa. Allora, c'è stato proprio l'incontro e si è parlato delle attività della Guardia di Finanza. Il comandante generale della regione ha spiegato quali sono le idee che bisogna portare avanti, per esempio la lotta al caporalato ed altre cose. E io credo che alcuni punti si debbano riportare a gran voce. Lotta all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali. Certo, purtroppo la gente spesso magari elude piuttosto che frodare. Elude vuol dire cerca di far meno, ma sempre elusione. Contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica e alla illegalità nella pubblica amministrazione. E poi contrasto alla criminalità economica finanziaria. Qua c'è quello che è stato fatto in quest'anno con la criminalità, per esempio, economica finanziaria. Sono state in qualche modo, anche e soprattutto per quanto riguarda la lotta all'antimafia, sequestrati beni immobili per un valore complessivo di 31 milioni di euro, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire intervento nella pubblica, cioè contro l'illegalità? Allora, in questi giorni si parla di aeroporto, no? Io non voglio far riferimento a qualunque illegalità, però è anche vero che in questi ultimi tempi gira questa idea che in verità no, ci sia stata una gestione un po' allegra. Nessuno si è messo a rubare soldi, perché rubare soldi noi non ne abbiamo mai parlato, però che ci sia stata una certa leggerezza nelle assunzioni, nel pagamento degli stipendi, eccetera, degli emolumenti. Questa ormai è una cosa che sembra accertata, perché se no non si capisce come si possa andare a perdite così evidenti. C'è un aeroporto che ci hanno raccontato per anni a 100.000, un milione di passeggeri, ora praticamente ogni mese perde 250.000 euro e quest'anno ne perderà anche di più. È probabile che ci sia anche una strategia che andrebbe poi a penalizzare un ente pubblico come il Comune di Comiso. Allora io dico, su queste cose non lo so, una riata, ma guardiamole, insomma, si sa mai, insomma, potrebbe esserci che c'è qualcosa che è meglio intervenire prima che si faccia qualche guaio, insomma, questa è una cosa. Intanto vi ricordo che è stato pubblicato il bando, questo famoso bando per la collaborazione turistica promozionale con le compagnie aeree, perché voi sapete che non si può regalare soldi alle compagnie aeree, bisogna che si faccia insieme il co-marketing. Allora, noi siamo andati a vedere, allora, ci sono la bellezza di 14 lotti, quindi hanno suddiviso questi 10 milioni in 14 lotti, che sono quindi 700, 600, 800 mila euro per la durata di 31 mesi. 31 mesi vuol dire 2 anni e mezzo. Mi sembrano cifre bassissime per uno che si prende l'incarico di andare in Inghilterra del Sud, in Inghilterra del Nord. Quali sono i lotti? Allora uno può presentare offerte per gestire 31 mesi di viaggi in qualche modo avendo un contributo per Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Inghilterra del Sud, Inghilterra del Nord, Belgio, Germania Centro, Germania Nord, Germania Sud, Francia e Spagna, Nord Europa, Olanda, Danimarca, Norvegia e Svezia. Cioè, mi sembra, a che eravamo morti di fame, ora
vogliamo. Ti immagini se avessimo un volo per Roma, uno per Firenze, uno per Milano, o comunque per Bergamo, uno per Torino, uno per Bologna, uno per Venezia, nord, che so, Londra, Edimburgo, e compagnia Belgio, Charleroi. Cioè, stiamo morendo di fame. Ma non era meglio concentrarci su 3-4 e fare in modo che Comiso produca traffico? Perché secondo me, posso dire una stupidaggine, ma con 800.000 euro, 31 mesi, che cosa vuol dire 20.000 euro, 25.000 euro al mese? Ma ci fai un charter? Cioè, vi rendete conto, no? Non lo so. Forse certe volte, può essere che dico una cavolata, ma secondo me non è questo il modo giusto. Cambiamo argomento su questo fatto del bando e della Guardia di Finanza e invece andiamo a vedere che c'è una protesta, parliamo di Comune di Ragusa, c'è una protesta, un ricorso al TAR, perché probabilmente la composizione del Consiglio Comunale non è esatta. Cioè c'è un ricorso di Ragusa Prossima che dice che in verità a Ragusa Prossima toccherebbero due consiglieri invece di uno. E il fatto che siccome i consiglieri sono sempre quelli, non è che si possono aumentare, quindi metti un consigliere a Ragusa Prossima e togli un consigliere a chi? Sarebbe il consigliere del gruppo Insieme, quindi sarebbe Mirabella che verrebbe in questo caso escluso. Su cosa si basa questa richiesta di Ragusa Prossima, il cui leader è Giorgio Massari? Si basa su un modo di interpretare i numeri. Quali sono i numeri sui quali si conta il 5%? Quelli generali o i voti per i sindaci? Perché in verità dovrebbero essere quelli per i sindaci, perché sono quelli che hanno preso i voti. Ce lo spiega Giorgio Massari. Giorgio Massari, un ricorso al TAR perché Ragusa Prossima possa avere il secondo consigliere al Comune di Ragusa, sulla base di quale presupposto, di quale norma? Noi stiamo facendo ricorso al TAR perché vorremmo che fosse applicata alla lettera la legge elettorale della Regione Sicilia, la legge 17 del 2016. In base a questa legge si stabilisce che l'accesso al Consiglio avviene per le liste che superano il 5%. Da analisi che abbiamo fatto, aiutate dai nostri legali, abbiamo appurato che una lista, che è la lista Insieme, non supera il 5%. L'abbiamo appurato semplicemente facendo i calcoli e mettendo al centro ciò che dice la legge. La legge dice che questo 5% si calcola sui voti validi. Il problema è appunto quali sono i voti validi. È ormai giurisprudenza consolidata a livello di Consiglio di Stato che i voti validi in sistemi come elettorali come quello che noi abbiamo adottato in Sicilia, fotocopia ora di quello nazionale, i voti validi sono la somma di tutti i voti riportati, di tutti i voti validi riportati dai sindaci, perché siamo in un sistema in cui il voto per le liste si trasferisce al sindaco e sostanzialmente siamo dentro un contesto unitario tra voti per le liste e voti per il sindaco, cioè siamo dentro quello che si chiama effetto trascinamento. Se un elettore vota per una lista, il voto automaticamente si trasferisce al sindaco. Si può votare solo per il sindaco e non votare le liste, quindi tutti i voti validi si assommano nei voti del sindaco. Bene, facendo i calcoli, sommando tutti i voti dei sindaci, ci siamo resi conto
conto che soltanto la lista del sindaco, la lista del Movimento 5 Stelle la lista Ragusa prossima hanno superato il 5%, e quindi chiediamo con questo ricorso che a Ragusa prossima venga assegnato il secondo seggio, perché Ragusa ha il resto maggiore rispetto alle liste che hanno superato il 5%. Lei diceva un aspetto che riguarda il rapporto di fiducia anche con gli elettori. Sì, è un atto dovuto quello che stiamo facendo, chiaramente non è un atto contro qualcuno, ma è il giusto rispetto della volontà degli elettori, il giusto rispetto della lettera e dello spirito della legge, ed è anche il fatto più politico che nella graduatoria dei sindaci la mia candidatura, avendo riportato appunto 5.268 seggi, voti, e quindi è la terza nell'ordine, può e deve esprimere una forza che in consiglio possa in qualche modo spingere per l'opposizione, ma anche per ciò che programmaticamente è stato votato da appunto questa fetta importante di elettori. Questa è Teleiblea. Vieni con le Rea Tours in questo viaggio in Campania dal 31 ottobre al 4 novembre. Vedremo con visite guidate i capolavori d'arte di una delle più belle città d'Europa, e poi Sorrento ed Amalfi, le regge di Portici e Caserta, gli scavi di Pompei. La quota di 440 euro a persona comprende il viaggio in bus GT da Ragusa, il soggiorno in mezza pensione, in camera doppia in hotel 4 stelle con splendida posizione nel Golfo di Napoli. Guarda il programma dettagliato sulla pagina Facebook dell'Area Tours. Per prenotazioni ed informazioni chiama lo 0932 65 34 80. Area Tours, via Risorgimento 4, Ragusa. L'aereo costa troppo? Cancellati i voli per Roma? Raggiungi la capitale partendo direttamente da Ragusa con Big Bus, a prezzo fisso ed il bagaglio è gratis. Vai all'Area Tours, prenota il tuo comodo viaggio per Roma con Big Bus a soli 44 euro, con posto assegnato e bagaglio gratis. Chiedi informazioni allo 0932 65 34 80. Area Tours, Ragusa. Perfetto, allora a questo punto cosa dobbiamo dire? Che in qualche modo condivido, no? Però questo diverso conteggio appunto cambia di 150 voti, per cui quel 5% di insieme che era appena toccato così diventerebbe il 4, non so che, e a questo punto andrebbe via Mirabella. Si tratta di una giurisdizione accertata a livello nazionale, perché noi è la prima volta che votiamo con questo sistema, quindi con il trascinamento, e quindi magari non siamo preparati, però assicura Giorgio Mazzini che il problema è proprio questo. Va bene? Ok. Allora, andiamo a parlare invece di differenziata e vediamo che cosa ci dice il sindaco di Modica, perché anche Modica si sta impegnando fortemente nella differenziata, e ci dice che
entrati in pieno regime, il servizio di raccolta differenziata nel quartiere Sorda ha raggiunto, pensate, il 22,6%, con un più 4,2 del mese di giugno e il 13 rispetto all'anno precedente. Dall'inizio del 2018 la raccolta ha subito una decisa accelerazione, visto che siamo andati dal 10 al 22%. È una percentuale destinata ad aumentare sensibilmente, visto che in questi dati manca praticamente la metà della popolazione modicana. Questo dice il sindaco, dice, sono dati confortanti soprattutto per la loro crescita, che è destinata ad aumentare proprio con l'ingresso della Sorda, dove risiede quasi la metà della popolazione modicana. Ed è questo l'altro tema, un po' come Ragusa. Ora bisogna anche vedere se a Ragusa si riuscirà in qualche modo ad essere effettivamente, come posso dire, sufficientemente anche al servizio dei cittadini, perché io non vorrei, questa è un'altra cosa, io non vorrei che poi le maggiori fatiche le debba fare il cittadino, perché oggi come oggi, io so, se sto al centro storico, il sacchettino, scendo le scale e lo lascio lì dove c'ho il nanetto piccolo. È chiaro che se invece abito, e questo è il caso mio, in un grande condominio, abbiamo delle grandi difficoltà per capire dove sono sistemati tutti questi cassonetti. Va bene, noi sappiamo che la ditta Busso sta facendo un ottimo lavoro e quindi credo che possiamo assolutamente, diciamo, appoggiare l'iniziativa e dare ampio riscontro. Questa è la conferenza stampa che abbiamo fatto ieri. Abbiamo anche realizzato un'intervista che però io direi di mandare in onda domani, anche per poter ritornare sull'argomento dopo 4 giorni, perché diciamo l'inizio della vicenda raccolta differenziata fase 3, che sarebbe a dire quella di Ragusa, la parte sud, no? Quella dei grandi condomini. Bene. Allora, io ora però chiedo alla regia se riesce a prenderla. Vediamo se c'è questa immagine su Rete Iblea. Ecco, se va su Rete Iblea, la regia, questa è una cosa che mi è venuta in testa in questo momento, la prima notizia, a destra sotto la prima pagina, c'è scritto differenziata da Ibla allo studio metodi per camuffare i mastelli nei pressi dei monumenti. Questo è un problema che abbiamo affrontato tempo addietro. Ricordo che fu proprio Gianni Giannone che disse: hai visto in piazza Duomo ci sono tutti sti cosi piccoli, è brutto, è una piazza del centro storico, eccetera eccetera, perché non si fa qualcosa di più, no? Si camuffano e cose del genere. Allora, la situazione viene segnalata in questo caso dall'amico avvocato Lizio, che però ci porta, ecco, questa foto di, vediamo se la regia la può trovare, del circolo di conversazione, eccolo qua, perfetto, facciamolo vedere la regia, grazie. Allora, cosa, ecco, finalmente non è bello, no? Questa è la verità, non è bella. Perché sotto il circolo di conversazione, dove tutti ci vanno a fare la foto, questi qua, insomma, non è bella. E quindi Lizio ha ragione. Come si fa? Io non sono favorevole a fare altri cassonetti dove infilare questo cassonetto. Va bene? Qualcuno ha suggerito, facciamo delle coperture di legno e ci mettiamo il cassonetto. Io direi di no. Piuttosto potrebbe anche essere di metterli un po' fuori, cioè invece di metterli là mettiamoli nella stradetta che c'è, che vedete all'angolo, piuttosto che metterli in piazza Duomo mettiamoli nella via Chiaramonte, come si chiama, piuttosto, oppure mettiamoli di sotto. Certo, i cassonetti ci devono essere, visto che abbiamo fatto questa meravigliosa scelta, e questa scelta ce la piangiamo per tutta la vita, no? Visto che potevamo fare altre cose, perché io non credo che sia l'unica soluzione, dobbiamo trovare delle soluzioni, non peggiorare mettendo cassonetto su cassonetto, ma trovando delle soluzioni. Ora capisco
che quelli del circolo dicono: ma andiamo a fare tutta sta strada per gettare la spazzatura. Ma state nel centro storico, vi piace, senza offesa, affacciarvi sulla ciappetta, no, sul terrazzino, e bisogna fare qualche piccolo sacrificio. Come pure ci sono sacrifici per chi vuole posteggiare nel centro storico. Sappiamo che la necessità più importante è quella del posteggio, perché non abbiamo posteggi e quindi si cerca in tutto il modo di trovare location dove far mettere le macchine, costruirle nuove, interrati, non interrati, e c'è anche la possibilità di ottenere dei fondi da parte della regione. Vediamo cosa dice il consigliere comunale Mario Lasta. Da opposizione responsabile e costruttiva, quale quella che sto cercando di portare in consiglio comunale, ieri ho suggerito all'amministrazione, dato i 100 milioni di euro che il governo regionale sta mettendo a disposizione per le province, le nuove province siciliane, di cui 10 milioni per le province più piccole, di darsi da fare capire quali sono i percorsi. Ho presentato già degli ordini del giorno e quindi ho già citato rispetto alla necessità di avere intanto un piano generale del traffico urbano che deve essere aggiornato, di cominciare a lavorare sul piano urbano della mobilità sostenibile. Due strumenti importanti alle porte della discussione necessaria del piano regolatore generale, che vanno tutte nella direzione della mobilità sostenibile, della riduzione dell'inquinamento. E due strumenti che, se fossero già stati pronti entrambi, avrebbero dato ancora più forza per accedere a questi fondi per costruire dei parcheggi che sono importanti a Marina, parcheggi che sono importanti a Ragusa Ibla, parcheggi che sono importanti per la organizzazione del traffico. Quindi chiedo all'amministrazione di darsi da fare per accedere a questi fondi. È importante anche l'adesione da parte del comune, anche su questo ho fatto un ordine del giorno per quanto riguarda la settimana europea della mobilità sostenibile, che avverrà dal 16 al 22 settembre. Questo è un altro segnale. Un altro segnale importante è quello di avere il Mobility Manager, che è un'altra proposta che voglio mettere in campo, perché noi dobbiamo scommettere, non per motivi ideologici, ma per motivi ideali di giustizia e di giustizia per la città, su una Ragusa più verde, su una Ragusa che scommette sull'innovazione e sulla riduzione dell'inquinamento complessivamente. Quindi un altro atto che va in una forma di collaborazione nei confronti dell'amministrazione, dall'opposizione, ma assolutamente costruttiva e proponente. Ecco, l'idea è giusta. Ora, non c'è dubbio che i posteggi pubblici a pagamento sono parte della risoluzione di molti problemi. Sappiamo anche che c'è un movimento della politica regionale, in questo caso è Forza Italia, che sta presentando una protesta, qualcosa che riguarda il famoso decreto mille proroghe, che è quello che ci ha tolto i soldi della metropolitana. Naturalmente non lo sta facendo per Ragusa, ma un po' sono tutti i comuni, e questa è la politica regionale, che segnalano questa necessità di riavere fondi che non erano fatti per la metropolitana, dice che ne fottiamo della metropolitana, ma perché servivano per il recupero di alcune zone, soprattutto le periferie e compagnia bella, che è una cosa molto, molto importante, insomma, perché sono stati tolti. E io dico che, ecco, quello che ci manca ora, e questa volta lo ribadisco forte, è davvero il rapporto con la politica. Intanto devo fare gli auguri a Innocenzo Leontini, perché sembra, ma già è scritto nell'elenco dei deputati europei, Innocenzo Leontini, a causa delle dimissioni di Pogliese, che è diventato sindaco di Catania, e della conseguente dimissione del secondo, del primo dei non eletti, quindi del secondo arrivato, che è Gianfranco Miccichè, che in questo momento è presidente dell'Assemblea regionale, tocca a Innocenzo Leontini. Quindi torna
ufficialmente in politica un personaggio, secondo me, di grande spessore come Innocenzo Leontini, al quale facciamo i migliori auguri. Allora, ci manca la politica. Vedete, se voi andate ora a cercare di capire come sta andando, Mario D'Asta è del PD, non si preoccupa neanche di dire che è del PD. Giorgio Massari, lo avete sentito, parla anche di progetti che sono al di sopra di qualunque partito. Forza Italia completamente scomparsa. Orazio Ragusa ogni tanto ci manda un comunicato, ho chiesto a Nino Minardo di essere presente sulla questione aeroporto, ma in verità non succede niente. Quindi il PD scomparso, il Forza Italia non sappiamo dove è messa, tutte le altre realtà non ci sono più, restano queste due grosse frange, no? Da una parte c'è il Movimento 5 Stelle, che crescerà perché è l'unico che in qualche modo si fa sentire, vedete i comunicati, e Salvini, che non è ancora sceso al sud, ma scenderà al sud e conquisterà sempre più consensi proprio con questa storia della immigrazione. L'immigrazione è quella che è, noi non siamo paesi razzisti, ma tutti si rendono conto che certi limiti non possono essere superati. Di conseguenza, ecco qual è il grande problema. Manca la politica locale, mancano quelli che erano i piccoli partiti che avevano il referente cittadino, il referente provinciale. Chi è il presidente provinciale del PD? Chi è il responsabile provinciale di Forza Italia? Probabilmente non lo sappiamo, o ci sarà, ma non lo sentiamo mai. Questo è un limite al quale bisogna porre freno. E a proposito di politica e di gente che la fa, ieri abbiamo parlato di Stefania Campo, gli abbiamo dedicato l'apertura con le immagini, però è giusto che oggi si cerchi di capire perché Stefania Campo ha fatto questo video, qual è la finalità politica e diciamo anche economica a cui si può mirare con iniziative del genere. Sentiamo quindi Stefania Campo e subito dopo ci sarà la pagina sportiva con Gianni Papa che parla di calcio. Io chiudo il nostro indice, vi ringrazio per l'attenzione, seguite questa intervista di Teresa con Stefania Campo e poi lo sport. Ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Insieme all'onorevole Stefania Campo, Movimento 5 Stelle, onorevole, lei fa parte della Commissione regionale Ambiente e proprio in questi giorni ha pubblicato sui social un breve filmato, un breve video che va alla scoperta, proprio lei personalmente, fisicamente, andata alla scoperta di un posto che, virgolettiamo, dovrebbe essere meraviglioso, i Macconi. Siamo fra Scoglitti e Gela, cioè quella, proprio quella splendida spiaggia infinita che però risulta danneggiata, violata da tantissimi anni da rifiuti di ogni genere. Sì, è da un po' che io ho acceso i riflettori sulla questione che purtroppo affligge la cosiddetta spiaggia dei Macconi e la foce del Dirillo. Già in precedenza avevo presentato una mozione, anche un'interrogazione, chiedendo all'assessore Cordaro se non era il caso di appunto farla diventare zona SIC, addirittura zona di interesse comunitario, come tutte le altre zone che hanno queste caratteristiche ambientali uniche nel suo genere, perché ricordiamo che comunque è un posto dove c'è una spiaggia per 10 chilometri ininterrotta, stupenda, dove i Macconi che cosa sono? Sono quelle dune naturali che si formano con le correnti e sono proprio tipiche del Mar Mediterraneo. Anche la flora e la fauna sono particolarmente tipiche in questa zona, perché dovremmo avere, fino a 10 anni fa, ancora nidificavano le tartarughe caretta caretta e anche dei gigli molto rari che nascono appunto solo da noi e delle ginestre bianche oltre a questo. Purtroppo a causa
degli sversamenti a mare di fitofarmaci, anche dell'usanza di seppellire le plastiche dismesse delle serre sotto la spiaggia e tanto altro degrado ambientale che appunto io ho documentato con un video. E poi ci sono anche le cosiddette fumarole, dove di solito vengono bruciate tutte queste cose sulle spiagge anche in orari purtroppo inconsueti, quindi è difficile per la polizia provinciale, che si è attivata in passato, controllare. E tutta questa zona meravigliosa, che dovrebbe rappresentare il nostro volano di sviluppo soprattutto del settore turistico e anche del turismo ambientale, perché diciamo si potrebbero fare anche delle escursioni lungo tutto il fiume, il corso del fiume, anche perché ho scoperto che ci sono anche dei reperti archeologici, degli antichi mulini, cioè il fiume di Rillo è qualcosa di incredibile. Mi permetto anche di aggiungere che proprio in quella spiaggia, la notte fra il 9 e il 10 luglio del 1943, sono sbarcati gli anglo-americani, quindi è anche un posto storicamente di testimonianza, e ci sono ancora moltissimi abitanti lì della zona che ricordano, anche se sono in là con gli anni, ricordano molto questa notte, che è stata per loro un'esperienza unica e indimenticabile. Insomma, siamo nella seconda guerra mondiale. Sì, è un luogo senz'altro straordinario. Poi c'è da dire una cosa, che la natura sembra volersene riappropriare continuamente, cercando di coprire i crimini che vengono perpetrati, i reati ambientali che vengono perpetrati in questo luogo, perché le dune con le correnti si riformano con molta facilità, solo che scavando un po' col dito sotto queste dune abbiamo della plastica, tant'è che la spiaggia è stata anche definita le dune di plastica, perché grazie appunto ai venti, alla sabbia, alle correnti, tutta la plastica viene occultata dalla sabbia, ma scavando quello che c'è sotto è incredibile. Abbiamo anche dell'amianto, io ho fatto vedere, poi tutti gli scarti possibili e immaginabili delle coltivazioni agricole vengono gettati là come se fosse una discarica. Questo già aperto da un trentennio. Sì, succede da parecchi anni, quindi le responsabilità vanno a sovrapporsi di anno in anno, perché ci fu il periodo in cui la fascia trasformata ebbe il boom economico, e quindi sì, negli anni 70, e quindi l'agricoltura, che comunque è stata sempre anche una fetta della nostra economia, in particolare del nostro territorio, diciamo che era lanciata in quel periodo e si è permesso di tutto. Ora, senza ovviamente colpire il settore serricolo, che per noi è anche importantissimo tanto quanto quello turistico, però c'è da prendere un attimo una presa di coscienza, che il dato di fatto è quello che noi per 10 chilometri abbiamo una spiaggia impraticabile, sia per l'inquinamento sia perché non ci sono accessi che dovrebbero essere garantiti, perché quello comunque è demanio marittimo, e invece tutte queste serre hanno chiuso anche gli accessi al mare. Ho cercato di proporre diverse soluzioni al governo, e fra queste anche una soluzione che potrebbe rappresentare la reale svolta per questo territorio. Quindi ho presentato a fine agosto un disegno di legge dove potremmo dire così, per capirci in maniera semplice, chiediamo al governo di mettere delle somme per rottamare le serre. Ovvero tutte quelle serre che sono sulla battigia a 150 metri dal mare, delineando appunto quella che è il confine del demanio marittimo o della nostra fascia costiera, possono essere acquisite dalla regione a fronte di un contributo, o spostate da un'altra parte, per restituire a tutti i cittadini, non solo di Acata, perché io quello lo reputo un patrimonio proprio di tutti noi, dei siciliani, è un patrimonio del mondo, la spiaggia di tutti. È un patrimonio appunto del mondo, ma soprattutto per tutti noi potrebbe essere una grandissima fonte di ricchezza, un rilancio anche del nostro territorio. Quindi, fra l'altro so anche che molte serre sono dismesse, perché poi io ho fatto anche il percorso sulla battigia e sono andata anche in fondo. Poi tutti questi
Tutto questo inquinamento che viene riversato sul mare, sulla foce del Dirillo, che come tutti gli altri fiumi importanti della Sicilia dovrebbe diventare una zona di interesse naturalistico, una riserva orientata. Noi abbiamo tutti i fiumi più importanti della Sicilia che sono protetti perché è stato attivato uno strumento per proteggerli, il Dirillo no, quindi anche il Dirillo deve essere riconosciuto come zona protetta perché avremmo anche gli strumenti per proteggerlo in questo modo. Fra l'altro è il terzo fiume più importante del sud-est dopo l'Anapo e l'Irminio, e costeggia ben tre province, insomma è un fiume importante, quindi è importante anche, non stiamo parlando di un rivolo d'acqua, è un fiume copioso che segna il nostro territorio e che sfocia appunto nel mar Mediterraneo, e da lì parte poi tutta questa meravigliosa costa che è quella di Marina di Acate. Quindi bisogna attivarsi, io spero, approfitto di questa intervista proprio per fare un appello a tutti i miei colleghi deputati del territorio, al presidente Musumeci, all'assessore Cordaro. Io il giorno 13 sarò a Roma dal ministro Costa. Sto incontrando anche il ministro per sottoporre questo problema. È un appello a tutti affinché venga presa a cuore questa parte della nostra Sicilia e venga restituito questo paesaggio a quella che è appunto la nostra naturale vocazione, che è quella di mare, spiagge, turismo. Non possiamo restituire ai nostri turisti, ai cittadini, i rifiuti abbandonati sulle coste. Non è una bella immagine, assolutamente. Noi fra l'altro vantiamo bandiera blu, abbiamo anche un sacco di coste pubblicizzate meravigliose, perché non estenderle fino a questa zona, che sarebbe veramente un grande valore aggiunto. Domenica iniziano i campionati di eccellenza e di promozione. Come sapete, quest'anno abbiamo il piacere di avere ben due squadre forti, le avevamo già anche l'anno scorso. Abbiamo il Marina, che per la prima volta nella sua storia, complimenti davvero alla squadra del presidente Alabiso, disputerà l'eccellenza e inizierà il campionato in casa domenica, mentre invece il Ragusa del presidente Nicola D'Amico, dopo quest'estate che ha portato questi grandi cambiamenti, inizierà fuori casa sul campo del New Pozzallo. Non so dove andrà a giocare il New Pozzallo, se giocherà a Pozzallo, ho miei dubbi, o meno. Quindi due inizi interessanti. Il Marina, ripeto, all'esordio assoluto, sfida un'altra squadra all'esordio assoluto, che è il Terme Vigliatore, che ha vinto la Coppa Sicilia. Quindi sono due squadre che partono con alle spalle un passato interessantissimo per quello che riguarda lo scorso campionato. E entrambe le squadre ragusane, sia il Marina che il Ragusa, vengono dal passaggio del turno tutto sommato abbastanza agevole in Coppa Italia. Il Ragusa ha vinto sia sul campo di Modica contro i Vigentini che poi al Selvaggio entrambe le volte per 2-1. Il Marina aveva pareggiato in casa dopo aver preso una serie di pali e ha pareggiato poi però 1-1, mentre invece in casa aveva pareggiato 0-0, fallendo un rigore, colpendo pali ancora e dimostrando di essere decisamente più forte del Santa Croce. Quindi passaggio del turno, quindi campionato, inizio del campionato, con che prospettive? Beh, parliamo del Ragusa. Il Ragusa 1949 intanto è tornato a una denominazione, a mio parere, più simpatica. Domani si era presentata alla città in occasione del Birrocco, era stato rinviato, la presentazione avrebbe potuto essere fatta in presidenza, ma c'era il giorno di lutto per le vittime del crollo del ponte di Genova, è stata rimandata a domani. È una squadra che parte chiaramente con grandissimi obiettivi, aspetta che arrivi il transito per i tre stranieri, aspetta di recuperare qualche infortunato, ma è una squadra che davvero può andare molto lontano. E non dimentichiamo che il campionato di promozione, il Ragusa fa il girone D e ha parecchi, c'è il Modica, c'è il Rosolini, ha il Pozzallo, il Frigentino, tutte squadre vicine dalla zona, c'è un paio di squadre dell'Ennese, che c'è anche la porta di servizio, diciamo così, della Coppa Sicilia, che non va assolutamente sottovalutata. Per quanto riguarda il Marina, è una squadra che ha fatto benissimo conservando la maggior parte, di gran lunga, la maggior parte dell'organico le ha permesso non di vincere ma di stradominare il campionato di promozione, e si presenta a questo campionato con intenzione di fare bene, con umiltà, ma anche con la convinzione
che dispone di grossi mezzi. Appena Salvatore Utro recupererà tutti gli infortunati, i due Arena e Vindigni, che sono sempre stato un patito davvero di questo straordinario difensore, che mi chiedo sempre cosa faccia in questi campionati, sono sicuro che il Marina diventerà una mina vagante, una sorpresa in positivo del campionato. E le soldi in casa, ovviamente, ci si augura che sia non solo bagnato dal successo, ma anche salutato da una grossa presenza di tifosi di Marina, e su questo non ci sono dubbi, perché i tifosi del Marina sono straordinari, e anche i tifosi ragusani, che hanno quest'anno la possibilità, visto che anche che Ragusa gioca il sabato e il Marina la domenica, di avere comunque una delle due squadre della città per cui tifare, e non dimentichiamo che c'è anche il Pro Ragusa, inizierà più tardi. Quindi i tifosi sono avvertiti, intanto vedete del Salvatore Utro, i tifosi sono avvertiti e non hanno particolari motivi o giustificazioni se diserteranno la tribuna del Selvaggio. Bisogna andare al campo, perché da parte delle due società, ognuna in modo diverso, sono stati fatti, si continuano a fare forze davvero notevoli. Il Ragusa, per esempio, è stato praticamente rifondato ex novo, si sta cercando di lavorare molto bene anche con i settori giovanili e tutti, cosa che già faceva il Marina. Il Marina ha allargato un poco la base societaria, sono due società serie, due società importanti, e hanno il diritto ad avere il supporto da parte del pubblico. Ora non cominciamo a fare un discorso a quella Marina, quella cosa. Sono due squadre ragusane, meritano entrambe il massimo del tifo, ma poi ripeto, il Ragusa giocherà sempre il sabato, il presidente D'Amico l'aveva detto ed è riuscito ad ottenere quello che voleva, il Marina gioca la domenica, ci si può divertire e tifare per squadre che possono andare davvero lontano, e parecchio. Questo è l'augurio di tutti, perché davvero, se il calcio ragusano ha toccato il fondo, diciamo che prima, quando c'è stato allora la New Team che poi risalì, la città di Ragusa, poi lasciamo perdere lo squallido anno dell'anno scorso, lo straordinario Maria dell'anno scorso, la bella difesa del Pro Ragusa che è andata ai playoff, diciamo che siamo in un periodo che lascia motiva giustificate speranze, e io mi auguro che il buongiorno cominci a verse del mattino. E comunque il pubblico deve andare a tifare, perché se la squadra là o le squadre non si seguono, i dirigenti che cosa si ammacciano a fare? Vi saluto. Siamo all'interno della Grotta delle Trabacche, siamo insieme all'archeologo Saverio Scerra. Grazie infatti alle Proloco, alla Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali della provincia di Ragusa, a Legambiente e ai ragazzi richiedenti asilo della cooperativa Filotea, siamo riusciti ad organizzare un bel gruppo alla quale abbiamo partecipato con grande piacere, perché veramente è stata una passeggiata straordinaria. E poi tutto quello che lei, archeologo, ci ha raccontato anche del retroscena di questo posto, che è veramente fantastico. Ricordiamo che è stato, diciamo, uno dei momenti di un movie che conosciamo bene, la fiction Montalbano, Il cane di terracotta. E queste sono le famosissime tombe ad ipogeo. Questa è la caratteristica
di questi, lo dicevo in altre occasioni, di questa tomba ipogeica, questa tomba legata a un gruppo non tanto familiare quanto sociale che si vuole distinguere, in cui gli personaggi più importanti di questo gruppo vogliono distinguersi creandosi questi baldacchini. Che ovviamente attorno ai quali si dispongono le tombe di altri personaggi o altre famiglie affiliate a questo gruppo sociale. Ma la cosa più importante che ritengo si debba dire dal punto di vista della giornata di oggi è che abbiamo voluto ancora una volta sottolineare non solo l'importanza di queste meraviglie, queste cattedrali tra virgolette in negativo, costruite in negativo nel banco roccioso, ma sottolineare l'unicità di questo monumento che è l'ipogeo delle Trabacche, che ormai da un paio d'anni è nella piena proprietà della regione siciliana e che ovviamente fa pandan con l'ipogeo di Cisternazzi scavato qualche anno, un paio, 3-4 anni fa. Ovviamente questa tipologia del baldacchino in sé per sé è diffusa in tutta la cuspide sudorientale della Sicilia,